buon anno anche se in ritardo. Vi ringrazio per essere venuti qui. Porto il saluto e il benvenuto al calciatore Francesco Fedato e da parte della società, dei tifosi e della città. Inoltre dico che ti troverai sicuramente bene, come si sono trovati bene altri calciatori, altri tuoi colleghi come Rizzo, Molina, Babacar, tanto per fare dei nomi. Comunque noi siamo sempre qui tutti i giorni, qualsiasi problema, la porta è sempre aperta, come hai visto prima c'è stato un benvenuto caloroso e per questo io posso soltanto augurarti una carriera eccezionale. Che questi mesi a Modena siano per te un trampolino di lancio per una carriera eccezionale. Grazie. Adesso passo la parola al direttore sportivo che ti spiegherà Non ti dico quello che ho passato. tutte Allora, buongiorno a tutti. Francesco, come Luca Garitano, Francesco Ferrato, sono stati due giocatori che abbiamo puntato da alcuni mesi, quando ci siamo resi conto che probabilmente in questa squadra dovevamo intervenire d'accordo con il mister e con Calenda, intervenire su determinati ruoli. Non sono frasi fatte, ma Francesco aveva chiaramente molte richieste. È chiaro, un giocatore giovane di qualità come lui, è normale che avesse delle richieste. Siamo stati bravi con Antonio a muoverci in tempo, battere la concorrenza non da poco, perché poi Francesco lo può testimoniare quello che sto dicendo. Questa è una dimostrazione che questa società vuole fare bene, anche perché tutti noi, compreso voi, a luglio eravamo tutti entusiasti della squadra che si era stata fatta, anche i tifosi. E chiaramente, come c'è stato qualche punto in meno di quello che ci aspettavamo, siamo intervenuti, perché purtroppo il calcio delle volte quello che si fa sulla carta non è mai, si rispecchia mai su quello che c'è in campo. Ma noi siamo stati penalizzati dai tanti infortuni che chiaramente hanno condizionato alcuni giocatori nella resa in campo. Questo siamo stati sulla strada, abbiamo risolto, la squadra fisicamente sta molto meglio, sta lavorando bene e per completare questo mosaico stiamo intervenendo con dei giocatori come Francesco, come Gaetano e come altri che arriveranno, perché non vogliamo lasciare niente al caso, ma vogliamo cercare di dare al mister alla piazza una squadra competitiva che possa toglierci, che possono e ci fanno togliere delle soddisfazioni, perché comunque nel biennio triennio di Caliendo ha dimostrato che a fine anno le squadre sono sempre arrivate, sono sempre migliorate. E cercheremo di farlo anche quest'anno, chiaramente sarà il campo a dire se avremo fatto bene o no, però siamo consapevoli e convinti che si può fare. Francesco, ho avuto modo, non lo conoscevo personalmente, ma mi sono informato come tutte le persone del mondo del calcio, una persona a modo, e come giocatore lo conosciamo bene, lo conosco bene, è uno che sicuramente ci darà una gran mano, perché comunque ho parlato con lui prima, molta voglia, il fatto che avesse accettato da subito Modena con entusiasmo, da un modenese acquisito, perché con 25 anni che vivo qua, è stata anche una soddisfazione personale, non solo calcistica.